fun. Yes, I'm for a Buonasera a tutti. Buonasera, Fanucci. Questo stile un po' trasgressivo. Che donna, guardate che donna. Un sole, o accanto a me sempre, un sole. Ma solito. Un sola, nel senso una sola. Faccia vedere la collana d'oro a... Questa me l'ha regalata il Pacino, boss, un po' a tamarro, comunque vabbè, sorvoliamo. Non... Lasciamo perdere questi dettagli. La cosa importante da dire in questa puntata è il ringraziamento che dobbiamo fare a tutti coloro che ci hanno seguito, esatto. Sono stati veramente tantissimi, sia sul web che in televisione. Un bacio, grazie a voi tutti. Ora cosa andiamo nel vivo. Le telecamere di TV Regione sono andate nel comune di Scandicci a fare delle interviste a dei delegati europei dell'Erasmus. Con la nostra Annalisa Papa, appunto, vedremo tutti brava, i delegati. Brava Annalisa, vedremo tutti i delegati delle nazioni più importanti. Sì, Polonia, Germania, esatto. Finlandia, Russia, Francia, Turchia, e via, Romania, via di da Palermo. Cioè, io sono straniero, vengo da Palermo. Vabbè, lasciamo perdere, è un Erasmus un po' particolare. Comunque è un'iniziativa importante, interessante, esatto. Anche perché bene o male, sia per gli studenti che potranno usufruire di questi viaggi all'estero. Esatto, questi... per imparare la cultura e soprattutto anche la lingua. La lingua, io parlo 7 lingue, anche se... parate una, in maniera diversa. Ma appena io l'ho imparata a night 7 lingue, perché ogni tanto c'è una ballerina diversa. Comunque lasciamo perdere. Mandiamo la clip. Mandiamo la clip, vai con l'Erasmo. Si sono riuniti insieme dopo una guerra lunga e di 50 milioni di morti, perché di fronte dovessimo avere anni di pace. Quindi vi ringraziamo di aver cominciato da Scandicci, so che una delle prime vostre uscite sono queste, dopo che la nostra delegazione è stata lì, quindi benvenuti. Oggi avremo l'opportunità di conoscere anche meglio le nostre strutture, perché l'amministrazione ha tenuto anche a avervi con noi nelle nostre strutture per pranzare. Quindi poi non lo so se il sindaco vuole dire qualcosa, perché la mensa per noi è quella base dove non solo di socializzazione, ma dove investiamo di più anche nel nostro bilancio. Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo davanti al comune di Scandicci dove andremo ad incontrare alcuni delegati di alcune scuole europee che partecipano ad un progetto Erasmus. Siamo qui con l'insegnante d'inglese Alessandra Cappelli della scuola media Rodari che ci introdurrà un attimo il progetto, chi fa parte di questo progetto. Allora, il progetto prende nome dall'acronimo composto dalle parole Future Lies in You e quindi FLY, che dà l'idea appunto del futuro, del volo, del sogno, perché appunto si propone di aiutare i ragazzi della nostra scuola a trovare la propria strada nella vita, la loro vera vocazione, la loro, così, loro, a realizzare i loro sogni. Ed è, diciamo così, iniziato l'anno scorso e io sono una delle partecipanti insieme ad altre colleghe che sono qui con me, Renata, Nicolina e Anna Paola, che mi aiutano in questo difficile compito. E oggi abbiamo qui con noi gli altri partecipanti, le altre scuole partecipanti e vedrete, insomma, sono da vari paesi europei e poi si presenteranno durante, insomma, si presenteranno fra poco. Insomma, le andiamo a conoscere. Sì, brava. Perfetto. E non lo so, vogliamo cominciare facendo qualche domanda appunto sì, a qualcuno sì, dei delegati esteri. Cominciamo dalla coordinatrice, che è la scuola che appunto ha ideato il progetto, è una scuola di Lublino, una città, una bellissima città in Polonia, vicino al confine con l'Ucraina. E sono le nostre colleghe Joanna e Agnieszka. Could be unemployment unemployed in the future. And we non so se ci vuoi presentare qualche altro delegato. Uxel, che è il nostro prego. Collega di Istanbul. Kenya, Italy, Palermo, Sicily, Palermo. Quindi i paesi sono appunto? La Turchia, il nostro collega di Istanbul, Romania, Polonia, Finlandia, Germania e due scuole italiane, una di Palermo e una è la nostra appunto di Scandicci. Sì. Bene, grazie.
then we discussed about how they manage at home, like girls, they got a lot of more self-confident, especially when traveling, and they learn about. Abbiamo visto che c'è stato anche un forte interesse da parte del comune, dell'amministrazione comunale. Lei pensa che insomma il comune si impegnerà anche ad aiutarvi durante questo percorso, a darvi delle possibilità in più per riuscire magari a portare in giro questi ragazzi, anche solo quelli di Scandicci, nei posti di lavoro, per capire un po' meglio come indirizzare il loro futuro? Beh, lo speriamo, e questo è comunque quello che ci hanno sostenuto finora, quindi lo speriamo anche per il futuro, perché è un investimento che il comune comunque intende fare e proseguire negli anni, quindi se insomma, ci daranno il supporto che ci hanno dato finora, credo che i ragazzi ne avranno sicuramente tanti benefici, e quindi anche le famiglie. Grazie mille, grazie per averci presentato questo progetto. Grazie a voi. E da Scandicci è tutto. Eccoci di nuovo qua. Claudio, queste lingue, l'inglese, hai capito qualcosa? Lasciamo perdere, non sono qui a fare il docente, sono qui a fare televisione, sono l'uomo quindi a fare televisione. Penso che debba io ora farti i sottotitoli in inglese. Metteremo sottotitoli perché non lo capisco, io non ho problemi, comunque io parlo l'inglese, parlo lo spagnolo, io sono un hombre muy, muy caliente, muy piacente. La solita quindi, frase in spagnolo, perché quello dopo parato, questa basta, però quella è essenziale, perché andare all'estero dici così le donne si cascano ai piedi. Certo. Nel senso, pure se te che caschi. Convinto lui, convinti tu. Avanti, avanti, a diritto, perché abbiamo fretta, perché qui il tempo è denaro, siccome sono io quello che paga. Andiamo avanti. Andiamo Calucci, avanti con la seconda clip, seconda puntata del mercatino del Grocco di Montecatini Terme. Quindi abbiamo appunto questa manifestazione organizzata da Iari Innocenti, che ringraziamo molto. E appunto vedremo modelle, modelli, bambini che si modelli fanno. Modelli potremmo fare a meno, comunque. Vabbè, c'erano pochi. Erano lì. Con abbigliamento casual e non solo. Poi vedremo anche dell'anticipazione del mercatino di Natale di dicembre. Dicembre, Natale, perché Natale viene a dicembre anche quest'anno. Non è come Pasqua, a volte viene marzo, a volte viene aprile. Natale viene sempre a dicembre e non viene sempre di domenica. No. Ma comunque, poi andiamo dopo questa, andiamo avanti, mandiamo la clip. Grocco, vai! Dopo le ragazze molto molto belle, il turno ovviamente anche per le donne di vedere i nostri affascinantissimi ragazzi. Allora sono di scena i nostri favolosi mister.
anche stasera siamo arrivati alla conclusione di questa bellissima manifestazione. Anila, cosa ne pensi su ciò? È stato molto bellissimo, era emozione proprio straordinaria, soprattutto quando sfilano i bambini, erano molto belli, soprattutto la Romina. Bellissimi, bellissimi e bravissimi anche i modelli, le modelle, i bambini e tutti i negozi che hanno offerto anche stasera le proprie merci, quindi il proprio abbigliamento. Quindi cosa dire? Arrivederci a tutti e ci vediamo su TV Regione. Avete visto le roba? Bellissima organizzazione, bellissime ragazze. Organizzazione meravigliosa, perché questi eventi sono anche delle feste, esatto, dove tutti possono partecipare. Noi siamo andati come truppe, siamo andati in tre, lei e l'altra, non so cosa ci facevano, però c'erano. No, hanno lavorato insieme a me con le telecamere, sono state bravissime. Lei, Anila, e poi avevamo anche la nostra piccola mascotte Romina, che ha sfidato insieme agli altri bambini, proprio perché chiunque voglia partecipare a queste cose si può presentare, perché esatto, è una festa per Montecatini. È un'opportunità per mettersi in gioco. Montecatini deve essere conosciuta per queste cose, ci vuole il turismo, ci vogliono le iniziative e che il comune apra un po' le casse per aiutare queste persone che si impegnano di prima persona, esatto, che mostrano la propria faccia per organizzare questi eventi. E basta di dire Montecatini, basta finire che Montecatini, non voglio vedere Montecatini, lo sto vedendo ora, quindi basta. Sempre cose negative. Basta prostituzione e basta droga. Puliamo la città e andiamo avanti con queste belle iniziative che portano turismo. Esatto. Da tutto il mondo e di ogni età, quindi basta, ora non divento poi... Infatti, com'è negativo e pessimista, mi sto alterando, andiamo avanti. Andiamo avanti con la pubblicità. Ecco, almeno mi raffreddo, vai! Salve e benvenuti a questo spazio dedicato alle acconciature e alla moda. Oggi parleremo di Lady Star, ossia una linea di prodotti che ci consente di avere sempre capelli perfetti e impeccabili in ogni occasione. Con noi oggi abbiamo Lucrezia. Salve a tutti. Ciao Lucrezia, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Che ha accettato di raccontarci la sua personale esperienza. Beh, ormai è un po' che utilizzo le Lady Star, circa un annetto più o meno. Però. Ho iniziato perché io ho sempre la fissa, come penso un po' tutte noi donne, abbiamo la fissa di essere perfette come acconciature, come capelli, in ogni occasione. Quindi appunto le mie amiche mi chiamavano per una periscena, per andare al cinema e anche in discoteca e io non avevo molto tempo per farmi i capelli, avendo comunque parecchi capelli con molto volume. E invece con le nostre Lady Star siamo perfette in poco tempo. Fantastico. Quindi quali sono i vantaggi principali che tu hai proprio riscontrato nell'utilizzo? Allora, innanzitutto sono facilissime da utilizzare, da mettere in un secondo, anzi forse anche meno, possiamo dire si usano, sono molto traspiranti, molto comode, molto morbide, sono quasi meglio dei capelli naturali, devo dire. Beh, sono i capelli che tutte noi donne sogniamo esatto, e che purtroppo non tutte abbiamo, giustamente. E il dettaglio fondamentale, devo dire, che appunto è la perfezione, perché te in ogni occasione, o comunque voi donne, in ogni occasione potete essere sempre perfette. Infatti poi invece quando andiamo spesso dal parrucchiere abbiamo una messa in piega perfetta, poi magari usciamo, piove, c'è vento, c'è umidità e la nostra messa in piega si dissolve. Un'altra comodità, devo dire, che si possano lavare e dopo neanche 10 minuti asciugano. Ma li puoi fare anche tu? Certo, hai provato con il certo, phone. Ho provato con il phone, in 10 minuti posso fare delle pieghe fantastiche. Quindi puoi veramente fare della parrucca Lady Star i tuoi capelli da sogno, certo, i capelli che uno ha sempre desiderato, esatto, giustamente. Ma parliamo dei modelli infatti che stiamo presentando. Sì. Abbiamo due modelli, il mio che è il modello Amanda, che è questo corto, che è disponibile in questi tre colori, il castano scuro, il castano e il nero con riflessi color mogano, che sono quello che ho scelto io per abbinarlo col vestito, perché una delle caratteristiche più importanti di Lady Star è che diventa talmente facile indossare e sceglierlo che alla fine è come cambiare un accessorio, come una collana o un paio di orecchini che possiamo abbinare ai nostri vestiti, e oggi infatti ho scelto questo gioco di riflessi che si abbina al vestito. Invece il tuo modello è un modello più lungo, è il modello Melody, e i colori disponibili che vediamo qui davanti sono il nero in tinta unita, abbiamo poi il nero con sfumature color mogano, esattamente come il colore che indosso io, poi il castano scuro con sfumature castano chiaro e poi abbiamo il nero con sfumature castano color miele, ma quello più di tendenza, quello un pochino più diciamo intrigante, alla moda, è quello che indossi tu, il nero con questi riflessi, questo contrasto di colore color biondo platino.
Ecco, incredibile, devo dire, molto, molto, molto efficace. Ciascuna parrucca costa 98 euro. Ci sono poi 6,50 euro di spese di spedizione, ma per le prime 10 telefonate le spese di spedizione sono gratuite come invito alla prova e quindi le pagherete soltanto 98 euro. Potete pagare con carta di credito o in contrassegno e per fare qualsiasi domanda, per chiedere qualsiasi cosa, potete chiamare il numero in sovraimpressione, risponderà il call center senza nessun impegno e se poi deciderete di acquistarla, proverete la meraviglia delle nostre Lady Star. A questo punto non mi resta che ringraziarvi per essere state con noi, ringrazio te Lucrezia. Grazie a voi. E auguro a tutte voi buone acconciature alla moda. Ciao! Grazie. Eccoci di nuovo tra noi dopo la brevissima pubblicità. Cosa ho in mano? Tra noi pochi, 7-8 mila minimo, questo per rimarcare. Cosa ho in mano? Un foglietto. Non è un foglietto qualunque però. No. È un'organizzazione, ovvero è il mese in rosa dedicato alle donne. Dedicato alle donne per la prevenzione del tumore al seno. Molto che è un importante. Argomento molto molto importante. Infatti la facciata della Basilica dell'Umiltà di Pistoia per questo mese sarà illuminata del colore rosa. Rosa, il mese rosa è illuminata di rosa. Appunto ci saranno molte date, tra cui anche quelle della scorsa settimana, del 1 e del 2 ottobre, dove hanno fatto appunto una prevenzione e anche una cura. Un'ipotetica cura contro i tumori al seno e poi la giornata del 29 ottobre che concluderà questa manifestazione, questi eventi. Dove noi ci saremo, che appunto daranno origine a una sottospecie di camminata per la città. Con il contributo appunto verranno donate a questa associazione. Ecco, queste sono cose molto importanti perché il cancro va sconfitto in ogni forma, specialmente quando si parla di donne, perché le donne sono quasi tutte mamme e quindi le mamme hanno diritto a vivere il più possibile perché le mamme sono cose importanti. Esatto. Ora basta, se no poi mi metto a piangere, questa è una trasmissione. Esatto. Comunque drammatizziamo. Forza le donne e attiviamoci tutti per contribuire a maggio la facciata la faranno di viola perché forse la Fiorentina vince lo scudetto. Comunque speranze molto molto lontane, però vabbè. Lasciamo aperto, drammatizziamo, andiamo avanti. Cosa ci offri adesso? Drammatizziamo perché c'era Massimo Marini. Perché è una sfilata e concorso, ovvero l'ultima tappa del concorso di Miss Un Voto per lo Spettacolo 2016. Continuiamo a fare promozione. Che abbiamo avuto lo scorso fine settimana, che però manderemo la finale e manderemo a puntate perché insomma è una cosa lunga, poi si diventa monotoni, però sempre le stesse cose. Sappiamo già chi ha vinto. Sempre, non si può mandare solo gnocca, ci vuole anche qualcosa di diverso in televisione. Comunque, lasciamo perdere. Quindi, direi di vediamo questa clip. La clip del free time. Vai! Questa bellissima location del free time con il Terni, che questa sera si terrà l'ultima selezione toscana di Voto per lo Spettacolo 2016.
La, guarda. Vabbè, commentiamo queste modelle, dai. Commentiamo il concorso di Massimo Marini. La conduttrice, ma hai visto com'era tutta bella, tutta in rosso, sì, eh? Io ero tutto un verde, perché io a forza di pagare non c'ho più una lira. Io ho il verde e lei il rosso, era tutta, sembrava un Gabibbo in miniatura, tutta rossa, comunque bella ragazza, però non posso dire nulla, anche se abbiamo un cerfone. E niente, abbiamo visto tantissime modelle, c'era Livorno, poi c'era Pisa, Montepulciano, Pistoia. Lasciamo perdere. Lei è una ragazza, è preparata in tutto, lei sa perfettamente. Lasciamo perdere. Andiamo avanti. No, so perfettamente da chi era composta la giuria. Da chi era? Ennio Pellegrini. La giuria c'era Ennio Pellegrini. Che è un ex giocatore della Fiorentina degli anni 70-80. Dal 70 al 78, lei è informatissima. Mi dica se non sono preparata nel calcio. Lei è preparata nel calcio, tanto più nella Fiorentina, perché lei è come me, ha un cuore viola. Cuore viola. E con il cuore viola si fa sempre miracoli. Comunque c'era Ennio Pellegrini che mi ha fatto piacere rivedere, io l'avevo visto giocare nel 77. Io no. L'ho visto giocare e vabbè, erano altri calciatori, vecchie guardie, erano certo. Avevano un'altra tipologia di squadra. Girava meno soldi e quando gira meno soldi era la il gente, calcio vero, era il calcio vero. Oggi pigliano milioni e che fanno? Nulla, stanno a casa col piede sul cuscino perché gli fa male il dito, allora stanno lì su, lasciamo vabbè, perdere. Dai, non commentiamo poveri giocatori. Lasciamo perdere i calciatori. Tra l'altro c'è stato il 50esimo di Totti. Ieri? No, insomma una 50esimo che Totti di andare a casa, basta Totti! Poverino! Vai a casa e dedica alla tua moglie, che sennò chi gioca troppo e sta troppo nel campo, poi a casa, quindi vai a, allora, stai a casa. Dopo queste perle di saggezza del nostro Migliorini, come sempre molto simpatico, direi di dare la linea alla prossima puntata, sempre martedì alle 21 su Canale Italia 2. 282, oppure come possiamo vedere qua sotto, sì, andiamo anche alla settimana in rosa, come possiamo vedere qua sotto sul canale YouTube TV Regione, Facebook, pagina TV Regione, siamo i meglio. La Marella, pago io, cosa ti interessa lei di dettagliare? Sono io che pago i minuti, non è lei. L'ha vista lei la nuova edizione di Acchiappa la News? Certo che l'ho vista. Con la Belen Rodriguez? Di Acchiappa la News, di Striscia la News. Ma io c'ho... con Belen Rodriguez e Michel Hunziker, che sembravano una coppia che si odiava, invece alla fine si è scoperto che è la coppia che vince. A me non mi è piaciuta. Come mai? Perché mi piace più quando c'è Ezio e Iachetti, mi piace di più perché... Però anche con la Belen... No, la Belen... non mi è piaciuta perché è troppo concentrata, come dico sempre io, sulla gnocca e i nostri contenuti, mentre l'altro quando c'è, lasciamo perdere. Vabbè, magari sono le prime. Preferisco puntate, piano piano. Sarò di parte, ma preferisco Acchiappa la News, scusate se è poco, ma preferisco Lucrezia Calugi, che è sempre accanto a me, al mio fianco, la mia fedele, diciamo, collega, conduttrice, la mia fedele, poi li smetterà anche Guinzaglino, che è fedele, fido. Niente. Chiudiamo, tagliamo, perché ora sto controllando, sto spendendo troppo. È tardi. Quindi, andiamo avanti. Buon appetito a tutti voi, chi sta mangiando. Chi ha già mangiato, buona digestione, se vi riesce. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao a tutte le donne, vi amiamo.